Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. Caro Gesù, ti scrivo per chi non ti scrive mai. Vivere la vita con le gioie e con i dolori ogni giorno è quello che Dio vuole da te. Allora, buonasera a tutti, iniziamo con un quarto d'ora di accademico sempre in ritardo e tutti i conventi purtroppo sono, diciamo così, anzi scusate anche il nostro piccolo ritardo abbiamo fatto noi. Stasera le tre associazioni, la Martinella, il Popolo della Vita e Identità Regionale, hanno il piacere di ospitare Danilo Quinto, che è già al quarto incontro qui in Toscana in 4 anni, ex tesoriere del Partito Radicale, tesoriere nazionale, convertito al cattolicesimo. E alla mia sinistra, inutile presentare, c'è Monsignor Antonio Livi, filosofo, teologo e decano a Pontificio Università Lateranense, tifoso della Fiorentina, sfegatato tifoso della Fiorentina, professore universitario e di Prato, comunque di Prato. Stasera affronteremo un argomento comunque interessante: umanesimo e riforme in una società senza Cristo. All'interno del convegno presenteremo anche l'ultimo lavoro di Danilo Quinto, Disorientamento pastorale, e ci sono anche i precedenti libri ancora in vendita, che sono Verità e Menzogne, e le ultime copie da Servo di Pannella a Uomo Libero di Dio. A figlio di Dio. Per quanto riguarda questa conferenza, io mi permetto di dire due dati attuali che sembrerebbero in modo apparente non connesse col convegno, invece sono perfettamente connesse, perché bisogna dire. Allora, parliamo un attimo della situazione che abbiamo adesso, in questo momento, nel nostro paese. Nel nostro paese, democratico e liberale, abbiamo ufficialmente 3 milioni di disoccupati. La pressione fiscale è sempre elevata, come sempre, abbiamo raggiunto il 65% con una grande quantità di tasse occulte, nonostante i mitici 80 euro erogati ai lavoratori dipendenti, nulla è cambiato, le truffe bancarie, le sapete, sono all'ordine del giorno, il Parlamento ha risposto a questi problemi con l'approvazione delle unioni civili, i flussi migratori sono veramente ormai diventati insostenibili e il governo da quest'estate, il governo italiano con il 445-500 ha chiesto attraverso gli SMS i soldi per i terremotati mai arrivati, per testimonianza dei terremotati. Vi dico alcuni dati dell'Istat, non so di nessun partito. I dati forniti indicano che ci sono oggi 1.582.000 famiglie, pari al 6% dei residenti, che vivono in condizioni di povertà assoluta. E pertanto sono 4.598.000 persone, quasi il 7,6% della popolazione italiana. Attenzione, parlo di povertà assoluta, cioè quelli
che mediamente una famiglia di 3 persone vivono con purtroppo mediamente con 700 euro al mese. Abbiamo poi una povertà relativa che corrisponde circa, secondo i dati dell'Istat, a 2.678.000 famiglie, cioè praticamente corrisponde a un totale di 8 milioni, che sono presso a poco 3 famiglie al di sopra dei medi 700 euro. In entrambi i casi, quindi con un totale di 13 milioni, possiamo dire che a livello sanitario nel 2016 il 26% degli italiani hanno rinunciato alle cure perché non ce la facevano. 26%. Negli ultimi 5 anni, quindi dal governo Monti in poi, i ricoveri sono ridotti del 18%, i posti letti del 10%, taglio del personale del 9% e le degenze del 14%. I pensionati in Italia sono 16 milioni, il 25% delle pensioni inferiore a 500 euro, il 40% un importo tra i 500 e i 1000, il 23% è compreso tra i 1000 e i 2000 euro mensili, solo il 23%. Immigrazione: nel 2016 nella nostra penisola sono sbarcati 181.436 migranti che ce l'hanno fatti bere il governo italiano, che fuggivano dalle guerre. In realtà l'Istat ci dice che sono sbarcati 37.551 nigeriani, 20.718 eritrei, 13.000 provenienti dalla Guinea, circa 12.000 dalla Gambia. Il governo poi, ovviamente, e qui concludo il mio intervento sulla politica italiana per poi riagganciarmi alla crisi anche della Chiesa Cattolica, c'è un forte calo di nascite, 17.000 bambini in meno nel 2016 non sono nati, sono nati però 485.780, di questi circa 300.000 sono i genitori italiani, il resto dei genitori stranieri. Tra qualche anno di questo passo la famiglia italiana lo sarà soltanto per definizione geografica. Dissoluzione della società laica, laicista. La dissoluzione della società laica è di pari passo con la dissoluzione della Chiesa Cattolica. Le aperture all'Islam da parte del pontificato le avete viste, la lavanda dei piedi, ospitare, anche se è stato simbolico, una dozzina di siriani di fede islamica e nessun cattolico, anche se è stato un fatto simbolico, perché chiaramente 12 non è un numero rispetto ai 186.000 sono sbarcati. La crisi si sta sempre di più vedendo, anche per quanto si possa parlare di misericordia, vediamo che c'è una persecuzione sugli ordini in questo momento. Francescana dell'Immacolata, il Verbo Incarnato, l'ultimo ordine è quello di Marta. Mi sembra che i preti vengano sospesi a divinis solo perché si rifiutano di obbedire alle encicliche. L'ultimo, all'ottavo capitolo, di Amor Letizia, in Colombia, un prete è stato sospeso a divinis, quindi i preti devono obbedire alle encicliche, non più al Vangelo. E l'ultima, vi do una notizia che pochi lo sanno, siamo arrivati che in Vaticano apre McDonald's. Sabato scorso c'è stata anche una manifestazione da parte di alcuni movimenti, ho aderito anche io da cattolico peraltro. C'erano molti ristoratori di Borgo Pio che sono giustamente incavolati anche. Abbiamo un'alleanza tra la Chiesa Cattolica e questi poteri lascisti che ci stanno portando alla dissoluzione e alla distruzione. È un paradosso. Emma Bonino viene ricevuta
in Parlamento, in Vaticano, con tutti gli onori. Emma Bonino, responsabile insieme a tutti i radicali di 5 milioni di bambini italiani mai nati. Lui che si è convertito è fuori da tutto, anzi, la magistratura lo sta perseguitando. Da parte denunciato, da parte dei suoi ex amici. Lui che ha abbracciato la verità, a volte abbiamo anche magari discusso e te no, un po' di essere un po', però lui non vuole fare più compromesse col mondo. Lui non li vuole fare più. La Chiesa cattolica, il mondo cattolico, lo rifiuta. Emma Bonino è ricevuta in Vaticano. Qualcuno potrebbe dire, ma il Papa lo fa per convertire, per... Mi sembra che da parte di questi signori non c'è nessuna conversione, nel modo più assoluto. Gesù andava dai pagani per convertirli, non per mantenere una fede orizzontale. E la politica italiana è condizionata dall'azione dei radicali. Altrimenti non ve lo potete spiegare come mai un partito dello 0,4 ogni volta, sia a destra sia a sinistra, ce li ritroviamo portavoce, sottosegretari, ministri. Provate a fare voi un partito, magari prendete il 2%, vedete se qualche governo vi dà il posto in Parlamento. E questi stanno portando alla dissoluzione. Alla distruzione. Oggi è possibile, e io mi farò rabbrividire, come a Firenze qualche cattolico, anzi più di un cattolico, continua a votare Sinistra e Libertà, quando il signor Vendola, che è stato segretario nazionale del partito, di questo partito, il signor Vendola ha ordinato un bambino fatto a misura, gli occhi azzurri, fatto in America, l'ultimo in affitto, dove l'ha fatto? In India, ormai girano, i semi vengono trasportati di 10.000, 20.000 km, si fabbrica il bambino dall'altra parte del mondo. Questo, se non volete chiamare satanismo, come volete chiamarlo? Come lo volete chiamare? Ci sono i video di queste aziende che pubblicizzano queste vendite, dove la mamma viene strappata, l'ho visto, l'ho fatto rabbrividire, una mamma indiana, appena partorito il bambino, l'infermiera la guarda con un sorrisino e dice perché piangi? E poi lo porta alla coppia di gay, la porta a fianco. Ma vi sembra normale? E dov'è la resistenza, la reazione del mondo cattolico? Abbiamo fatto il femminideo, ho partecipato con io, poi tutto finito. Cioè, qualcuno era fatto il libro, arrivederci e grazie. Non è questo che ci chiede il Signore, nel modo più assoluto, non ci chiede i compromessi con il mondo. E allora noi come associazione abbiamo deciso di fare quadrato a livello nazionale. Sabato sono andato a Roma. Il mio amico Alfredo Iorio, segretario del Trifoglio e anche del Popolo della Vita a livello nazionale, ha esordito in questa maniera il convegno. Annibale ad portas. Annibale è alle porte. E io ho risposto al convegno. A Firenze, Annibale, è già detto. Non soltanto nell'invasore islamico, nel modo più assoluto, ma anche come corrente, questo laicismo devastante, anche questo. E Annibale, che è molto più velenoso, perché è silenzio, è molto silenzioso. Io, qualcuno potrebbe dire stasera abbiamo fatto il convegno contro il Papa. Io non faccio il convegno contro il Pontefice, nel modo più assoluto, e penso ai pensieri neanche di Monsignor Livi e neanche di Danilo Pinto. Noi siamo papisti, amiamo il Papa. Amiamo la Chiesa Cattolica. C'è una preghiera
che ora non viene più recitata. I 70, forse i 50 anni non verranno più recitate queste preghiere, no? Questa che ricorda la nonna, non trovo più nessuno nella circolazione. E questa preghiera era un'orazione per il Sommo Pontefice. Diceva questo: preghiamo per il nostro Sommo Pontefice, che il Signore lo conservi, gli dia lunga vita e lo santifichi in terra e non permetta che cada nelle mani dei suoi nemici. Nemici. Nemici all'esterno del Vaticano e che stanno ora dentro. Passo la parola a Monsignor Livi. Vi ricordo che dopo, chi vuole acquistare il libro e aiutare anche Danilo Pinto una sua battaglia, che ormai lui non ne fa vero, vive in condizioni di povertà, non ha una casa, non ha una macchina, ma non gli frega più nulla, perché ha una moglie e un figlio, giustamente. Davvero mi frega più nulla in senso che di fare compromessi con il mondo, ovviamente, con quella gente, però se possiamo dargli una mano in questo senso sulla battaglia, credo che sia importante sia per sostenere lui e sia per sostenere anche noi qui a Firenze e continuare la nostra guerra da cattolici. Passo la parola al Monsignor Livi. Io non parlo in un modo così vibrante come Andrea, per di più c'ho la voce piena di catarro, però mi farò capire, perché ho quasi 80 anni e di questi anni il 90% sono anni di insegnamento dalle cattedre universitarie e di predicazione dal pulpito e di ministero della confessione, per cui sono abituato a parlare a tanta gente riunita insieme, ma soprattutto a tante anime una per una, è da qui che voglio cominciare. Si tratta, nel discorso fatto adesso da Andrea, di una visione diciamo sociologica, di una visione che riguarda la società italiana, la società mondiale, la società della Chiesa, la Chiesa come società. Un'indagine che per la natura stessa della sociologia, anche la sociologia religiosa, è un'indagine approssimativa. Alcuni dati sono precisissimi, la statistica fornisce tanti dati alla sociologia, ma poi da questi dati si fa necessariamente un'estrapolazione per dire la Chiesa è così, la società italiana è così, la famiglia italiana è così, l'uomo medio italiano è così. E queste estrapolazioni sono indispensabili, necessarie, ma ci vuole lo spirito critico per capire che sono ipotetiche. Ipotetiche. Quando si tratta di un gruppo, quando si tratta di molte persone, i problemi morali, religiosi e anche politici vengono visti con una lente deformata che è quella dell'approssimazione. Quando invece si tratta tu per tu con una persona, questi stessi problemi possono essere messi a fuoco in una maniera precisa. E non solo quando io parlo con un'altra persona, ma anche quando io indago la mia stessa coscienza. Ci sono dei giudizi su problemi morali e religiosi e politici che sono assolutamente certi, anche se non possono essere esibiti a tutti con garanzia pubblica, ma non importa. È quello che da sempre la Chiesa ha detto riguardo all'esame di coscienza necessario per che cosa? Per il sacramento della penitenza e per il sacramento dell'Eucaristia. Due cose importantissime, perché i sacramenti sono la cosa essenziale della Chiesa. Quando voi sentite parlare della Chiesa, la Chiesa in crisi, la Chiesa qui, la Chiesa là, ma che cos'è la Chiesa? La Chiesa non è altro che la continuazione per tutta l'epoca della storia di quello che Gesù è venuto a fare come Dio fatto uomo, Salvatore. La Chiesa è Gesù mandato dal Padre e che a sua volta manda lo Spirito Santo, che è venuto per salvare ogni singola persona. Lo dice una lettera di San Paolo a Timoteo,
Dio vuole che ogni uomo sia salvato e giunga alla conoscenza della verità. Ci si salva con la verità che ci porta Cristo e con la grazia che ci dà Cristo con i sacramenti. Prima il battesimo. E lì ci si gioca tutto, perché una frase di Gesù fondamentale del Vangelo è che purtroppo la cattiva pastorale di oggi, disorientante e disorientata, dimentica, è una frase di Gesù testuale, sono ipsissima verba Christi, si dice in teologia, ipsissima verba Christi, non una cosa che uno può dire, è un modo di dire semitico o dei greci quando l'hanno tradotto o dei copti, no, sono proprio le parole di Cristo che potrebbero essere scritte anche in aramaico. E dice Gesù: andate in tutto il mondo e predicate la buona novella della salvezza, che sono io. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvo. Prima c'è scritto: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ebbene, chi crederà e sarà salvo, chi crederà e si farà battezzare sarà salvo. Chi non crederà sarà dannato. E che significa? Che c'è di mezzo tra Gesù Salvatore e le singole persone, noi, ciascuno di noi, la predicazione del Vangelo e la libera accettazione di questo messaggio da parte di ciascuno di noi. Chi crederà sarà salvato, chi non crederà. Gesù sa, nel dire queste parole, che corre il rischio della libertà, non può salvare la moltitudine, le masse, la società. Gesù deve salvare ognuno, perché ognuno con la sua libertà dice di sì o dice di no, può dire di no. Chi dice di no fa una cosa assurda, illogica, ingiustificabile, mente sapendo di mentire, però può farlo, è la verità. Avendo un gruppo come erano i 12 apostoli, tutti la medesima esperienza di Cristo, la sua medesima dottrina, la visione dei miracoli, tutti i segni che lui faceva per dimostrare la sua divinità autentica, di 12 uno commette il peccato più grande, quel tradimento che il fiorentino Dante Alighieri raffigura molto bene come il peggior castigo nelle fauci di Satana giù in fondo all'inferno, che tradire il Salvatore, venderlo per 30 denari, facendolo liberamente, aprendo la sua anima, che era, si sarebbe dovuto aprire lo Spirito Santo, la apre a Satana. Questa non è una maniera mitologica di dire, è Vangelo, anche questa è una lettera. Nell'ultima cena Giuda decide di far entrare nella sua anima Satana, e da allora in poi che cosa fa? Agisce da assatanato, e il modo di agire degli assatanati lo conosciamo molto bene, questo dalla sociologia religiosa, ma anche dall'esperienza purtroppo dei nostri stessi peccati. Muore da Satana. Certo, sì. L'esperienza dei nostri stessi peccati che ci fa vedere: ma io come ho potuto fare questo? Non posso essere stato io, perché è una cosa assurda. ho rinnegato colui che misericordiosamente mi vuole salvare. Ho ucciso il medico che mi stava ridando la salute. Com'è possibile? Però l'ho fatto. Il peccato che non si riesce a capire in teoria, attenti, infatti si chiama mysterium iniquitatis, il mistero della cattiveria, è incomprensibile. In teoria è talmente assurdo che uno dice: ma non può essere peccato, non può esserci peccato. Tant'è vero che i teologi fasulli, navigando nelle nuvole dell'idealismo, dicono: è una cosa talmente assurda il peccato che è impossibile che qualcuno ci sia. Allora non c'è l'inferno, non c'è nemmeno Satana, è un'invenzione. Il peccato è talmente assurdo che se uno non va all'esperienza empirica, soprattutto di se stesso, rimane con l'incredulità. Non credo che ci sia il peccato, non credo che possa essere peccato. Mentre invece quando uno è sincero, e che cosa succede quando uno è sincero? Succede che può fare il santo sacramento della penitenza, dove
il confessore non sa nulla. Anche qualche confessore come Padre Pio aveva il carisma di leggere nei cuori, ma anche lui non era decisivo quello. Anche quando sono io che confesso che non sono Padre Pio e non ho il carisma di leggere nei cuori, devo stare a quello che dice quella persona. E se quella persona si dice di aver peccato consapevolmente e spiega il suo criterio è retto, è un comandamento della legge di Dio, e lui scienze et volens, con piena avvertenza e deliberato consenso, ha fatto una cosa contraria, e infatti dice: mi perdoni padre perché ho peccato, va benissimo. E io che cosa devo dire? Niente, se non guarda che proprio perché ti sei confessato hai la certezza della misericordia di Dio, se ti proponi di non peccare più e se fai la penitenza che ti è stata imposta, hai la certezza di fede, non una certezza psicologica, certezza di fede di essere salvo. Pertanto, come mi diceva quando feci un viaggio di studio in Spagna, mi diceva, dice, noi da noi si dice così, che Dios nos coja confessados, cioè che quando arrivi la morte, che siamo in grazia di Dio, siamo confessati. E dice, ma guarda, è un modo di dire popolare, è giustissimo, perché alla fine se uno nel momento supremo del passaggio da questa vita all'altra non è in grazia di Dio, a che gli serve tutto il resto della vita? Che gli serve anche le opere buone che ha fatto? E tantomeno gli servono le ricchezze accumulate o la gloria. Se poi applica a sé nella maniera peggiore le parole di Gesù, chi non crederà e non sarà battezzato sarà condannato. Perché voi sapete che la penitenza viene chiamata dai padri della Chiesa il secondo battesimo. Con il battesimo si eliminano tutti i peccati, quello originale e quei peccati personali, fino al momento del battesimo. Ma dopo, se si ricade nel peccato personale, bisogna di nuovo ripristinare la grazia santificante. Ora, perché parlo di questo? Perché c'è attualmente una pastorale così stolta, anche tramite quel documento sfortunato della Amoris Laetitia e i commenti anche pertinacemente confucianari di alcuni teologi, per cui alla fine che cosa succede? Che si parla di misericordia di Dio e di bontà della Chiesa in termini sociologici, umanistici e non in termini del Vangelo. Perché si privano le persone della coscienza di doversi pentire per poter ricevere il sacramento della penitenza e di potersi ripristinare nella grazia per poter accedere alla comunione. Non per disposizioni della Chiesa transitorie, come diceva un teologo che prima era bravo domenicano ma adesso non è più tanto, non sono disposizioni transitorie, sono veri e propri dogmi applicati alla morale. Per esempio, chi ha lasciato la moglie o il marito e è in una nuova unione contraddice direttamente la legge di Cristo, la quale a sua volta conferma la legge naturale, come Gesù stesso ha detto: all'inizio fu così, Dio creò l'uomo e la donna, eccetera eccetera, e non separi l'uomo quello che Dio ha unito. Questa è legge naturale, è la creazione. Poi c'è la Chiesa che eleva all'ordine soprannaturale il sacramento, il patto coniugale, pertanto si crea il sacramento del matrimonio. Ma se il sacramento del matrimonio viene ignorato nella sua consistenza, che consiste il sacramento del matrimonio? In un patto di fedeltà. L'infedeltà è contro il sacramento. Se poi questo si aggiunge che non si ammette la propria colpa, oppure si ammette la propria colpa ma non si vuole uscire da quella situazione peccaminosa e si pretende l'assoluzione sacramentale lo stesso, quella è una burla, o si pretende di accedere alla comunione senza la grazia, anche lì siamo in un campo dogmatico, in un campo di verità che non sono di un'epoca o dell'altra. L'unica cosa che si può dire è che quando nel 500 il Concilio di Trento disse espressamente: nessuno ardisca avvicinarsi all'Eucaristia quando ha coscienza di essere in peccato. Coscienza di essere in peccato, che significa? Che la Chiesa dice: io non posso dire con il dito tu sei in peccato, il peccato è una cosa personale che riguarda la coscienza,
ma ognuno deve giudicare se stesso. Come dice San Paolo, examinet se ipsum homo, ogni uomo deve esaminare se stesso. Per questo parlavo. Ci sono delle certezze fondamentali nella nostra vita che non sono sociologiche, ma sono personali, e quelle, da lì inizia tutto. Inizia dalla certezza di essere in peccato o in grazia, la certezza di essere con la fede o senza la fede, la certezza di essere uniti a Cristo o lontani da Cristo. Di fronte a queste certezze, che sono importantissime, le certezze sociologiche, quelle fanno ridere se sono un surrogato, se sono un sostituto. Perché tutta questa misericordia di riammettere anche i divorziati, i sposati nella comunità cristiana, addirittura anche all'Eucaristia, che cosa significa in fondo? Significa: non ci importa del sacramento del matrimonio, non ci importa del sacramento della penitenza, non ci importa del sacramento dell'Eucaristia, ci importa solo la Chiesa come comunità visibile, come gente che sta insieme bene, si sente accolta. Questa è una bella cosa, essere accolti, ma non è l'essenziale. Oltretutto, moltissime persone, adesso come ieri o come nel futuro, entrano nella Chiesa o escono dalla Chiesa nella perfetta solitudine, non nella comunità. Io ho confessato, e sono esperienze veramente terribili, molti moribondi. Alcuni che si convertono all'ultimo momento, altri che hanno sempre avuto una vita perfetta, però in quel momento tutti vivono il dramma del dover affrontare il giudizio di Dio. E in quel momento, che per molti è l'ora della verità, non c'è padre, madre, figlio, nuora, suocera, parroco, vescovo, nemmeno papa, non c'è nessuno. Uno, come quella santa donna che morendo diceva: vorrei ricevere il sacramento dell'estrema unzione, ma non veniva il prete, no? E io in quel momento non lo sapevo, stavo lì per caso, in quell'ospedale, era andato lì per mia mamma, e invece un'altra signora mi chiama, e allora che cosa fa? Dice: Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, se te dice nell'ultima agonia, Gesù, Giuseppe e Maria, stai in pace con voi, l'anima mia, e spira. Non ha avuto nemmeno il conforto del prete, ma ha avuto il conforto di Cristo. Lei era sola in quel momento, perché in tanti momenti della vita, non solo nell'agonia, ma in tanti momenti della vita, l'uomo è solo. Per cui fare della Chiesa solo la comunità è un errore dogmatico, è un'eresia, ma soprattutto è una scemenza dal punto di vista esistenziale. Serve la comunità? E certo che serve, figuriamoci, l'ha voluta la Chiesa, l'ha voluta Cristo stesso, la Chiesa come comunità, ma è strumentale, così come è strumentale l'autorità nella Chiesa, il Papa. Prima diceva Andrea: mica facciamo una riunione contro il Papa, ma ci mancherebbe altro. Io, se sono Monsignore, perché mi ha fatto Monsignore il Papa Giovanni Paolo II, a cui volevo molto bene, però 25 anni di pontificato ne ha fatto anche lui di cose che per me sono corbellerie. Assisi, nella sinagoga, nella moschea, eccetera eccetera, no? Però ha fatto delle cose meravigliose, è un santo, i santi possono anche fare. Ma il bello è che il Papa, uno che c'è prima, uno che c'è dopo, muore un Papa, se ne fa un altro, il Papa è pro tempore vicario di Cristo. Quando fa le cose che Cristo vuole che faccia, merita tutto l'amore, tutta la relazione e l'obbedienza. Quando invece fa altre cose, uno può avere simpatia umana o antipatia umana o anche ignorarlo. Teresa d'Avila, che aveva continuamente visioni di Gesù Cristo e che ammirava tanto i gesuiti che combattevano il luteranesimo in Spagna e ha riformato il Carmelo insieme a San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila non sapeva nemmeno chi fosse il Papa. Sapeva solo che a un certo punto i documenti per la riforma del Carmelo andavano a Roma e tornavano da Roma col sigillo del Papa, che diceva: vabbè, si può fare, benissimo. Dopodiché, cosa faceva il Papa? Cosa diceva? Con chi pranzava? Se andava a cavallo, se andava a caccia, se aveva levato? Non sapeva niente, non gliene importava niente, ed è dottore della Chiesa per la mistica. Capite che cosa c'entra il Papa? Il Papa serve quando serve. E
la dottrina del Papa è da credere con tutta l'anima quando lui parla da Papa, cioè ex cattedra, oppure confermando un concilio ecumenico, dogmatico, no, il Vaticano II che non ha voluto essere dogmatico. Ma il dogma di un Papa vale anche per gli altri. Pertanto uno dice, se io voglio bene al Papa attuale Francesco è perché rispetto a tutti i dogmi della Chiesa e i suoi discorsi, le sue interviste al Messaggero, al País, il giornale comunista di Madrid, che vabbè, Repubblica Italiana, il País lì, e il Papa che è la copertina della rivista internazionale dei gay, quelle sono cose che con rispetto per il Papa e con amore per il Papa faccio finta di non aver visto, e non è che le diffondo, non è che io vado, dedico la mia vita a diffondere le sciocchezze che può dire un Papa o il cattivo comportamento di un altro, come all'epoca del Papa Borgia nel 500, che era ostentatamente lussurioso, cioè, però di dogmi sbagliati non ce n'è nemmeno uno, di attentati alla fede nemmeno uno, e di provvidenze per la vita della Chiesa buone ce ne fu una grandissima, che evitare la lotta fratricida fra stati cristiani, Portogallo e Spagna, dividendo il Brasile da una parte, il Cile e il Perù dall'altra, e così ha sistemato quella cosa lì. L'ha fatto Alessandro VI, Papa Borgia, schifosissimo Papa dal punto di vista del comportamento personale, però anche lì il povero nostro Signore Gesù Cristo con questo suo vicario ha fatto in modo che non dicesse nemmeno una parola contro il dogma. Le opere, alcune opere dei papi sono esemplari, e ci sono tanti papi santi, altre opere dei papi non sono esemplari, e uno che deve fare? Deve fare quello che, per cui parlo all'inizio, pensare alla propria anima, pensare a se stessi. Io voglio ricevere la grazia dei sacramenti ed essere pronto per la vita eterna per la quale Dio mi ha creato e per la quale mi dà tutti i mezzi per vincere le insidie del demonio. Del demonio poi bisogna parlare, perché è il Vangelo. Una delle maniere con cui si esprime il Vangelo per dire chi è Gesù è colui che è venuto a liberarci dal potere di Satana. Allora poi c'è un teologo tedesco semideficiente, deficiente nel senso che gli mancano molte nozioni teologiche, soprattutto di criteriologia teologica, di metodologia, che si chiama Hag, che ha scritto un libro sul demonio negli anni 60. Non era domenicano, era gesuita, non, per caso non vuol dire niente. E questo libro, per dire, il demonio è una figura mitologica per far paura ai bambini, come il bau bau, come l'orco, il che è un'idiozia, perché come può uno essere teologo e prendere il Vangelo come un'opera piena di mitologia? Perché? Perché questo teologo tedesco del Novecento, è il libro degli anni 60, è vissuto come quasi tutti i teologi tedeschi nell'atmosfera del protestantesimo, e nel protestantesimo c'è l'invenzione della demitizzazione, ossia pensare che il Vangelo non va preso alla lettera, ma tirando fuori quello che uno vuole dal Vangelo e lasciando tutto quello che sembra un'invenzione umana dei primi secoli, delle prime generazioni, che erano prive della scienza moderna e pertanto si buttavano sulla fantasia, sulle favole, sulla mitologia. Divinizzare il Vangelo vuol dire che tutto quello che dice il Vangelo dell'incarnazione, dei miracoli, della divinità di Cristo, della vita eterna, del demonio, degli angeli, sono tutte fantasie. E che cosa resta? Poi fate voi quello che vi pare, resta quello che vi pare. Questo lo dico io in maniera brutale e sciocca, ma lui lo dice in maniera altrettanto sciocca, ma non brutale, ma raffinata, e per di più in tedesco. Che poi invece c'è qualcuno che lo dice in maniera altrettanto sciocca in italiano, per esempio Odifreddi, che è un matematico, che non avendo nessuna competenza scientifica in materia storica, continua ad andare in televisione per dire storicamente Gesù non è esistito.
E poi storicamente la parola cristiano viene da cretino, cioè altre cose così. Che naturalmente in una società, ecco qui la sociologia serve, in una società fatta di analfabeti dal punto di vista della cultura, soprattutto della cultura religiosa, molti rimangono affascinati, soprattutto perché poi non c'è contraddittorio. Chi mai ha preso di petto il o di Freddi quando sta in televisione per dirgli ma lei che dice, che cosa può dire sulla base della quantità numerica, della geometria e dell'aritmetica riguardo al problema della salvezza, riguardo al problema dell'anima, riguardo al problema dell'esistenza di Dio, riguardo al problema della storia del cristianesimo? Bene, allora la sociologia ci dice che siamo in un'epoca in cui i mass media incretiniscono il popolo, perché così fra la droga, il sesso e l'ignoranza il popolo è più facilmente sfruttabile da parte di chi lo sfrutta. E sappiamo benissimo che lo sfrutta, c'è la finanza internazionale, c'è la massoneria, eccetera, no? Poi c'è qualcuno che ogni tanto si sveglia, si accorge di qualche cosa. Vi ricordate un libro uscito pochi anni fa, mica tanto pochi, 20 anni fa, per me che sono vecchio tutto è recente, che si chiamava La prevalenza del cretino. Lo ricordate questo titolo? In italiano. La prevalenza del cretino, si era accorto che effettivamente se uno guarda un dibattito televisivo di qualunque genere, di politica, di cultura, di arte, eccetera, c'è la prevalenza del cretino, tanto è vero che quando poi c'è la mosca bianca, una persona intelligente che dice delle cose intelligenti sembra un marziano. Sto pensando, qualche volta c'è un critico d'arte che è anche uomo politico che dice parolaccia più non posso, urla, sbraita, però sì, sgarbi, il quale però poi ogni tanto fa dei discorsi sia di storia dell'arte, sia di storia della cultura, sia di politica, molto sensati. È fuori degli schemi, non è cretino per niente, uno può dire è sboccato, è un prepotente, e poi anche un donnaiolo, è quello che sia, però non è cretino, e dice delle cose che meritano di essere pensate con un pochino di attenzione, no? Quando invece uno sente slogan anche in materia religiosa, slogan, parole vuote, retorica, sentimentalismo. Adesso concludo, ma prima chiedo a chi comanda se quanto tempo mi resta. No, continua, io posso, è troppo poco. Ah, benissimo, allora posso continuare tranquillamente. Sì. Concessi altri 5 minuti. Vabbè, Andrea me lo consente, il pubblico forse me lo consentirà pure. Dopo ci saranno anche le domande. Certo. Volevo dire questo, che il titolo di questo libro, che è tutto di Danilo V, che poi si chiama anche Pasquale. Il titolo di questo libro, il libro è tutto suo, è un lavoro di anni, ha raccolto una documentazione straordinaria delle cose che mettono in dubbio l'essenza della fede cattolica e dell'azione pastorale della Chiesa, con effetti nella pastorale delle Terri. Ha fatto questo gran lavoro. Io però ho trovato il titolo, disorientamento pastorale. Che cosa vuol dire questo titolo? Vuol dire che la pastorale non è altro che continuare nella Chiesa e con gli strumenti della Chiesa l'opera di Cristo, che è Maestro. Cristo Maestro, Cristo Salvatore, anzitutto con la sua parola, perché ragionate un pochino, se Gesù dice chi crederà e si farà battezzare. Farsi battezzare è un atto, è un'azione, è una praxis, ricevere i sacramenti. Ma se ricevono i sacramenti, dice Gesù, come conseguenza di aver creduto. Uno che cosa crede? Crede una parola, crede a un messaggio. E Gesù presenta un messaggio, una dottrina. Uno degli slogan stupidi di questi ultimi 50 anni è: il cristianesimo non è una dottrina ma una persona. È una cosa che non ha né senso. E questa persona dice, Gesù, la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha inviato. E poi dice, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Pertanto sta parlando di una
sapienza divina, di un vedere Dio, che ce l'ha solo Gesù, figlio di Dio, e che ci trasmette con una parola che in greco è apocalipsis, e in latino revelatio, che significa togliere il velo da una cosa che c'è, reale, ma che per noi è velata. L'apocalisse significa rivelazione, significa dire chiaramente quello che prima era nascosto. Bene, sono le stesse parole che usa San Paolo nelle sue lettere, dice: c'è un mistero nascosto da secoli che adesso è stato rivelato per mezzo del Figlio di Dio. Bene, allora, la rivelazione del mistero è un messaggio. Questo messaggio essenzialmente è: Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e il Figlio è venuto sulla terra, si è fatto uomo per darci la possibilità di avere una via, una verità e una vita. Bene, questo messaggio è quello che va creduto. Uno crede a un messaggio. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvo. Pertanto è importante che di nuovo la pastorale sia fondamentalmente catechesi, che voi sapete che catechesi è un termine greco che significa far echeggiare, far riecheggiare in un ambiente un suono, una parola. Catechesi significa divulgare, trasmettere la parola di Cristo, non la parola degli uomini, perché questi gli uomini, la parola degli uomini ha un valore infimo, e soprattutto la parola degli uomini non conta nulla per quanto riguarda i misteri di Dio e il nostro destino soprannaturale, perché la catechesi deve tornare a essere l'essenza della Chiesa, e la catechesi deve essere, come sempre stata, chiara, semplice, non perché risolva tutto, ma perché dice bene, perfettamente e chiaramente, in maniera da orientare quello che è l'essenziale. Quello che non è essenziale si affida all'interpretazione, si affida alle ipotesi o si affida alla ignoranza. Come quando Gesù gli chiedono: Signore, quando sarà il tempo in cui ripristinerai il regno di Israele? E lui risponde agli apostoli: non spetta a voi sapere il tempo che ha in mente il Padre. Ci sono delle cose che il Signore non ci ha voluto rivelare, e allora uno fa delle ipotesi oppure semplicemente non se ne occupa, perché se non ce l'ha rivelate quelle cose lì, significa che non sono importanti per la nostra salvezza. Come quando uno dice: chi c'è all'inferno? Non lo sappiamo, non ci è stato rivelato chi è all'inferno, ci è stato rivelato che c'è questa possibilità, e in qualche modo ci è stato anche rivelato che molti questa possibilità purtroppo la subiscono come dannazione. Gesù ha detto che la strada che porta alla perdizione è in discesa, è facile, e molti ci cascano. Quanti e chi sono non lo sappiamo. Chi è in cielo è lì sì che lo sappiamo. C'è un tipo di rivelazione che si chiama tecnicamente dogma storico, che è la canonizzazione dei santi. Dei santi sappiamo nome e cognome, vita, morte e miracoli, sappiamo la cosa importante, che sono nella gloria del cielo. E se non sono stati, io ho tanta devozione a mia madre, e posso dire che in cielo, suppongo, è una congettura, è una pia illusione mia, ma non lo so, posso escludere anche come ipotesi che sia all'inferno, e più di questo no, bisogna accontentarsi di questo, così come non sappiamo il giorno della nostra morte, e questo l'ha detto Gesù: non sapete né il giorno né l'ora. Uno vorrebbe saperlo? E no, a qualcuno è stato rivelato come un carisma particolare. Viviamo senza sapere molte cose che Dio non ha voluto rivelarci, perché non sono utili per noi, non sono necessarie, ma quelle che sono necessarie, quelle dobbiamo continuamente sapere. Come quello che ho detto all'inizio, dobbiamo sapere che noi ci giochiamo momento per momento l'unione con Cristo se siamo in grazia, e se non siamo in grazia dobbiamo pentirci e andarci a confessare, e lì sta il punto. Quando uno si confessa non è possibile ricevere la soluzione se non è sincero, se non è pentito e se non cambia vita. Per questo è il problema dei divorziati, risposati, sta lì. Se uno sta in una condotta adulterina,
e dice: mi piacerebbe fare la comunione, essere accolto in pompa magna nella comunità cristiana, sì, però vuole mantenersi nella situazione di aver infranto il sacramento del matrimonio e vivere una unione adulterina, e non ha nessuna intenzione di cambiare vita. Il sacerdote, pur trattando questa persona con tanta carità, misericordia, affetto e incoraggiamento, non gli può dare la soluzione, e se gliela dà fa una cosa contro la legge di Dio, contro la legge della Chiesa. Uno dice: ma allora com'è possibile quello che ha ricordato prima lui, che un vescovo riduca lo stato laicale, tolga le facoltà di celebrare la messa e di amministrare i sacramenti a un sacerdote perché ha negato la confessione e la comunione, è una prassi pastorale al rovescio. Che cosa produce questo? Disorientamento pastorale. Allora, che cosa bisogna fare? Quello che non fa il Papa, quello che non fanno i vescovi, quello che non fanno i cardinali, non lo possiamo fare noi, però noi, ciascuno di noi può fare tanto, anzitutto nel riordinare, nel riorientare la propria coscienza, e poi nel farlo anche parlando agli altri. Quello che faccio io stasera non pretendo di dire nulla di mio, semplicemente dire: guardate che se ci sono tanti cattivi pastori, ci sono sempre stati e sempre ci saranno anche dei buoni pastori. Voi dovete sapere che la buona dottrina sta lì. E dove sta? Nella Sacra Scrittura, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e se uno c'ha un po' più di necessità di cultura in questo campo, nel Codice di Diritto Canonico. Poi basterebbe quel libro grosso, tutto intero, che si chiama Catechismo della Chiesa Cattolica. Lì c'è tutto, l'ha voluto questo santo Papa Giovanni Paolo II, il redattore italiano più impegnato nel farlo, adesso è morto, è un carissimo amico mio, prima giornalista, poi vescovo di Como, Alessandro Maggiolini. È stato fatto con tanta cura, con il contributo dei vescovi e teologi di tutto il mondo, e per la spinta e per il desiderio di dare orientamento pastorale ai cristiani da parte di Giovanni Paolo II, che basterebbe questo per aver decretato poi la sua canonizzazione. Bene. Passo la parola al Padre Giunto e dopo vi apro le domande da parte di tutti. Buonasera a tutti, grazie ad Andrea e agli amici delle associazioni che mi hanno invitato per la quarta volta in questi anni. Grazie veramente. E grazie a Monsignor Livi intanto per questa questo ricchissimo suo intervento, e poi soprattutto per avermi dato l'onore di scrivere questo libro con la sua casa editrice, la casa editrice Leonardo da Vinci. Questo libro si intitola Disorientamento pastorale, dalla fallacia umanistica alla verità rivelata. Sono 260 pagine, mesi e mesi di lavoro, il mio sesto libro. È una cosa che io non avrei mai immaginato, di poter arrivare a questo traguardo dei sei libri. Io scrivo solo da qualche anno. Per tutta la mia vita ho fatto tutt'altro, ho fatto organizzazione politica per 30 anni, non avevo mai scritto né articoli né libri, e siamo arrivati al sesto. Io non parlerò di questo libro, né parlerò del Papa, anzi non volevo fare neanche il nome Papa, perché secondo me non c'è bisogno di parlare del Papa. Parla lui e noi ascoltiamo, e io questo ho fatto, ho inteso fare, ho inteso ascoltare quello che diceva il Papa e dice il Papa quotidianamente, questo Papa che è uno dei papi della storia della Chiesa, e riportare in questo libro quello che lui dice, e accanto riportare quello che dice da sempre la dottrina cattolica.
ho espresso certamente delle opinioni in questo libro, e sono le stesse opinioni che, perché qui siamo in tema di opinioni, tutti gli altri, compreso Bergoglio, dice le sue opinioni, anzi lui sottolinea anche nei documenti che diffonde che non si tratta di magistero. Quindi è diritto dovere del fedele dire anche la sua opinione su quello che lui dice in termini rispettosi. E anche stasera brevemente dirò le mie opinioni, e voglio iniziare citando un'opinione di una persona molto autorevole, che non c'è più, a cui devo molto perché negli ultimi tempi mi sto dedicando, per varie ragioni che non sto qui a dire, alla lettura dei suoi libri, che sono tra i libri più belli che abbia mai letto. E in uno dei suoi libri, Mario Palmaro, no, alla fine dirò chi è, prima leggo che cosa ha scritto qualche anno fa questa persona che non c'è più. Scrive così: San Paolo raccomanda a Timoteo di non invitare alcuno a insegnare dottrine diverse. Vi sono delle persone che Paolo teme possano insegnare delle dottrine che non sono precisamente delle dottrine cristiane. Una delle preoccupazioni fondamentali dell'Apostolo è per l'integrità della fede. La Chiesa cristiana ha già un suo corpo di dottrina ben definito, ha come un deposito che si deve conservare con cura gelosa. È l'impegno dei discepoli ai quali Paolo si rivolge. Tale è la preoccupazione di Paolo di salvaguardare la fede, che può anche lasciare Timoteo a Efeso e andare solo, lontano da lui. Paolo ama Timoteo, ma il suo affetto per lui, il discepolo prediletto, non può superare il suo amore per Cristo. Egli vive per il servizio che gli è stato chiesto da Cristo. Sono parole di uno dei più grandi mistici del secolo scorso, Don Divo Barsotti, dalle Meditazioni sulle Lettere Pastorali. Ecco, prendo spunto da queste parole per dire quello che penso rispetto alla mia vita di oggi. Andrea ha fatto un accenno all'inizio. Io tento di vivere in questa mia vita di oggi, un po' problematica, diciamo così, per usare un eufemismo, umilmente al servizio che mi è stato chiesto da Cristo. Non mi interessa null'altro. Cristo non mi chiede, e non chiede a chi crede in Lui, di guardare le cose del mondo con tiepidezza. E io so, penso di sapere, quello che scrive l'Apocalisse sui tiepidi. L'Apocalisse scrive che i tiepidi saranno vomitati dalla bocca di Dio. Saranno vomitati i tiepidi. Cristo ha invitato i suoi amici a vivere nella verità. È un invito ripetuto che fa Gesù nel Vangelo. E che cosa significa vivere nella verità? Significa cercare i compromessi? Significa tergiversare di fronte a quello che accade nella nostra vita? Significa guardare alle cose della terra? Vivere nella verità significa tutt'altro. Vivere nella verità significa guardare alle cose del cielo ed esercitare rispetto alle cose della terra, che passano tutte,
una cosa che noi abbiamo eliminato nella nostra società senza Cristo e quindi senza la verità. Esercitare quello che Cristo stesso ci dice, dice ai suoi amici di esercitare, il retto giudizio. Noi abbiamo abolito il giudizio sulle cose che ci circondano, su tutte le cose che ci circondano, su noi stessi, sulla realtà che ci circonda, sui comportamenti che vediamo, e quindi di conseguenza abbiamo abolito l'assunzione di responsabilità. Io vi faccio un solo esempio, me lo consentirete, avendo fatto per decenni politica. Io sento dire da anni, da questi imbonitori di regime che ci governano nelle varie loro sfumature che rappresentano nel corso degli anni al potere, che noi siamo immersi, e i numeri che ha dato Andrea, i disoccupati, le famiglie in povertà, le persone che rifiutano perché non possono farsi le cure 27. Sanitarie, siamo immersi in una grave crisi economica. E lo sentiamo ripetere nei talk show, dai politici in Parlamento, eccetera. È vero che c'è una crisi economica, ma queste persone non dicono la verità, perché se dicessero la verità, loro stessi si dovrebbero mettere in discussione. Non esiste nella storia dell'umanità una società che è morta, perché la nostra società all'evidenza di tutti, tranne qualche circolo massonico che potrebbe dire no, ci siamo noi, quindi salviamo il mondo, ma li mettiamo da parte i massoni in questo momento, la massoneria nelle sue varie fattispecie. Noi parliamo ad altri, non a quelli che non sono amici di Cristo, non ai massoni certamente. Non esiste nella storia dell'umanità una società che è morta per ragioni economiche. Le società sono morte per mancanza di principi. E noi ci troviamo in questa situazione. Non ci sono più principi e quindi la nostra società si avvia non alla decadenza, un termine anacronistico, intellettuale, eccetera, alla morte certa. È una società che non fa figli. Non è che non fa figli perché non ci sono le risorse economiche, quella è una conseguenza. Questa è una società che non fa figli perché l'ideologia di cui io ho fatto parte, che io ho alimentato con il denaro che ho trovato da tesoriere del Partito Radicale, è diventata un'ideologia di massa. Io 2 mesi fa ho partecipato a Milano a un bellissimo convegno organizzato da un'associazione meritevole, molto meritevole, perché si occupa di una cosa che a un vescovo presidente della CEI di oggi suona molto strana, tanto che ha detto tempo fa, si è riferito alle espressioni tristi di coloro che recitano il rosario davanti alle cliniche abortive, Monsignor Galantino, testuale, poi dopo inespressive, tristi e inespressive. Poi dopo qualche mese ha negato la distruzione di Sodoma e Gomorra. In questa situazione ci troviamo. Poi oggi, Monsignor Galantino, qua la dico perché non ne posso fare a meno, nel solco, perché ci sono sempre più i realisti del re. L'altro giorno il Papa ha detto che oltre Trump è stato eletto e anche Hitler è stato eletto, no? E lui oggi si è inserito nel dibattito politico, Galantino, dicendo: ah, questi magistrati fanno le leggi elettorali, la politica non bisogna andare al voto. Invece di intervenire sul matrimonio sodomitico che è stato approvato dal Parlamento qualche mese fa, Galantino interviene sulla legge elettorale. Stavo dicendo, ho partecipato a questo dibattito di questa associazione bellissima che fa appunto le preghiere, i rosari, recita i rosari davanti alle cliniche. Il titolo del dibattito era Crimini radicali, ma avevano invitato per parlare di radicali, cioè io sono stato radicale, è logico,
li comprendo, li ho capiti, ho capito questo fatto, glielo ho detto all'inizio, glielo ho detto subito, dirò una cosa spiacevole. Io non posso parlare dei crimini radicali, sarebbe, è come coloro che all'inizio, io ne ho fatte in questi anni, Dio ha voluto che parlassi in tutta Italia, ho fatto un centinaio di presentazioni di questi libri, della mia storia, eccetera, in questi 6-7 anni. Come all'inizio quelli che mi invitavano, coloro che mi invitavano per raccontare, tra virgolette, la favoletta della conversione, poi qualcuno, tra virgolette naturalmente, perché è una cosa importante, poi qualcuno ha capito che il convertito è uno che pensa e quindi dà dei giudizi, e quindi l'ha isolato, l'ha messo nell'angolo, e adesso mi dispiace, Monsignor Livi si sta accorgendo che avendomi fatto scrivere questo libro ci sono molti che non vogliono scrivere le recensioni, non mi invitano, eccetera. Noi, come dire, andremo avanti nonostante costoro, perché sappiamo che costoro non stanno dalla parte della verità, quindi noi vogliamo stare solo con chi sta dalla parte della verità, che sono gli amici di Cristo, perché noi siamo amici di Cristo, non siamo amici di coloro che negano Cristo. Viviamo per questo. Allora, che cosa ho detto a questi amici, fratelli, credenti di Milano? E mentre lo dicevo, guardavo, adesso vedrò anche i vostri occhi, voi che siete qui in questa sala, che mi guarderete in modo strano come mi hanno guardato loro. Voi il titolo di questo convegno non dovete farlo, non dovete farlo crimini radicali. Voi dovete intitolare questo convegno crimini cattolici, non crimini radicali. Pannella e la Bonino, cioè, capiamoci, la seconda, la Bonino, la grande italiana, non andata a processo solo perché eletta in Parlamento nel 1976, dagli atti di quel processo, l'ho scritto nel libro che ho dedicato a lei, lei era stata imputata di 11.456 aborti. Qualcuno l'ha definita, oltre che invitarla in sala Nervi, davanti, caro Andrea, a 6.000 bambini, l'ha definita sul Corriere della Sera la grande italiana, Emma Bonino, amica di Soros e compagnia bella. Soros, sapete chi è, no? Sapete chi è? La Bonino fa parte del board della fondazione Soros, che finanzia tutte le campagne del Medio Oriente, tutte le primavere arabe, mondiali, no? Finanzia di tutto e di più. Bene. Pannella, c'è chi ha detto, a nome di qualcun altro, l'ex portavoce, non li voglio neanche nominare proprio. Io ho giocato la mia vita per Cristo, quindi lo faccio perché ho pena, non li nomino perché ho pena. L'ex portavoce di, avete capito chi è, non è necessario nominarli. Non è più portavoce, è stato sostituito da un altro personaggio, evidentemente più bravo di lui. Vabbè, nominiamolo, forse c'è qualcuno che non sa il cognome. Padre Federico Lombardi, Marco, stiamo registrando tutto? Ha dichiarato, dopo la morte di Pannella, che la Chiesa, cioè anch'io che faccio parte di questa Chiesa, coloro che si sentono parte di questa Chiesa, deve confrontarsi con l'importante eredità umana e spirituale di Pannella. Questo ha dichiarato padre Federico Lombardi. C'è stata qualche smentita? No, non c'è stata nessuna smentita. Quindi, i Pannella, Bonino, i crimini radicali, non sono i crimini radicali, sono i crimini dei cattolici. I radicali hanno fatto il loro mestiere. Hanno, come diceva Pannella,
solcato il ventre molle della società italiana. I fiumi carsici li chiamava, da destra, sinistra, centro. Chi ha firmato le leggi sul divorzio e sull'aborto? Qualche cattolico isolato l'ha detto, l'ha detto il mio grande amico Mario Palmaro, l'ha scritto nel 2002 in un bellissimo articolo sul Timone. Tutti i ministri e il Presidente della Repubblica che hanno firmato quelle leggi erano cattolici. Chi ha votato il referendum? Milioni e milioni, quelle leggi di divorzio e l'aborto sono state votate da decine di milioni di cattolici nel nostro paese. Questa è la verità. Chi vuole dire la verità deve dire questo. Chi ha fatto gli aborti in questo paese, chi ha usato i sistemi anticoncezionali, tutti, li hanno usati e li usano i cattolici. E non è che li usano in questo paese. Questo paese è un paese di atei. Chi è che non fa figli in questo paese? Sono i cattolici. Allora chiediamoci perché è avvenuto questo. Mica Pannella era un imbecille. Pannella era una persona molto intelligente, furba, politicamente elevata. Tra lui e il resto della politica italiana c'era un abisso intellettuale. È una persona che vedeva strategicamente il futuro. Io ci ho lavorato gomito a gomito per tanti anni, anche se io ero immarginato nel lavoro organizzativo, ma facevo parte, e il mio lavoro era organizzativo per la politica, quindi conosco passo passo quello che è avvenuto in quegli anni. Lui ha operato politicamente in una società italiana del tutto scristianizzata. E perché era scristianizzata questa società? Perché Pannella aveva compreso che politicamente poteva intervenire e quindi affermare le leggi per cui combatteva, gli obiettivi per cui combatté, politici dissolutori ancora di più di questa società, perché non avrebbe incontrato più ostacoli. C'era già stato il 68 e insieme al 68 c'era stato quello che è seguito al Concilio Vaticano II. La prassi del Concilio Vaticano II, che ha consentito che cosa? Che ha consentito che i principi, man mano, nel tempo, fossero messi da parte, quindi la verità, Cristo, messa da parte per assecondare il mondo. Si è costruita, si è proposta una Chiesa, è stato anche detto dai pontefici, l'ha detto Paolo VI, a conclusione di quel concilio, una Chiesa che ha chiesto scusa al mondo e si è posta al servizio del mondo. Questo è un messaggio che io, da laico, da neofita, da convertito, da peccatore, umilmente definisco un messaggio anticristico. Perché Gesù ha detto: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Il mondo non appartiene a coloro che credono. Non è a questo mondo e alle sue miserie che coloro che credono devono guardare. Non appartiene le cose materiali di questo mondo, anche le cose a cui noi siamo più legati. La nostra esistenza terrena, le nostre angosce quotidiane, i problemi che ci sono. Io ieri sono stato in tribunale perché i radicali mi hanno denunciato
perché nel mio primo libro ho usato in corsivo due termini: servo sciocco, una denuncia per diffamazione a distanza di 5 anni. Chi ha letto il mio primo libro saprà il contenuto di quel libro e le cose gravi che non mi sono state contestate, che io scrivo in quel libro. Però per questi termini, del resto in quel libro, da servo di Pannella mi definisco io stesso, servo di Pannella, definivo così un membro del gruppo dirigente radicale, per esemplificare la situazione di servilismo di quel gruppo dirigente nei confronti del dominus di quella situazione. Beh, perché vi racconto questo? Perché anch'io, naturalmente, e chi mi conosce lo sa, anzi devo ringraziare, da qui approfitto, visto che poi quello che stiamo dicendo stasera andrà su internet, le persone che mi sono state vicine anche con le preghiere, anch'io ho chiesto preghiere, perché in certe situazioni c'è bisogno anche di conforto, soprattutto. Devo dire che sono andato a questa udienza di ieri, poi ce ne sarà un'altra a marzo, perché il pubblico ministero ha detto che mi vuole interrogare sull'espressione che ho usato. Sono andato sereno, ho vinto, per così dire, le mie angosce, ho visto anche l'odio negli occhi di coloro che c'erano contro di me, che erano presenti contro di me, e sono stato capace anche di sorridere, e mi sono commosso di me stesso, perché in quel momento non mi sentivo lì. Pensavo a Gesù, ai suoi amici. L'ho scritto poco fa a un sacerdote che mi ha chiesto com'è andata. Sì, pensavo a Gesù e ai suoi amici, e lui mi ha risposto: hai fatto bene, domenica si leggeranno le beatitudini. Ecco, è lì il tema, come quello che fanno i bambini nelle scuole medie, il svolgimento, le beatitudini. È questa la nostra vita, non sono le cose che accadono, quello che dice qualcuno che ci può influenzare. Noi dobbiamo andare dritti alla nostra vita, che è l'eternità, guardare al cielo, non alle cose della terra. Le cose della terra passano, e quello che dice qualcuno, ci siamo capiti chi, che ci fa, a me mi fa destabilizzare a volte, nel senso che mi addolora, provo dolore, perché con la conversione io, una delle cose che ho tentato di fare, insieme naturalmente alla confessione, a praticare i sacramenti, è leggere le scritture, leggere il Vangelo. E quando vedo che le cose che vengono dette sono in contrasto netto con la parola di Dio, io mi addoloro. E questo è un libro di dolore, un libro di domande. Certamente alla fine dico anch'io quello che penso, anche qui è un'opinione, che anche chi dice queste cose sarà giudicato, perché esiste la giustizia di Dio. La misericordia senza la giustizia è pura dissoluzione. Chi vuole abolire la giustizia non si rende conto di questo. E quindi dobbiamo rimanere nel solco della parola di Dio. La parola di Dio è netta e chiara da questo punto di vista. E concludo, come ho iniziato, con le parole di Don Divo Barsotti, con due brevi frasi, questa volta della parola di Dio. Atti degli Apostoli, capitolo 4, 18 e 22. E richiamatili, ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora
Dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivi per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Grazie a tutti. Se avete domande potete venire qui con il microfono, meglio. Forse è meglio poi. Sì, sì. Vorrei prima valorare quello che ha detto. Questa è solo una cosa. Sì, più vicino. Se non sono una cosa, vorrei dire. Per chi volesse acquistare il libro, dopo poter venire qui alla destra. Grazie. Vorrei valorare quello che ha detto il dottor Guido. Nei primi anni 70 ero studente universitario e allora nelle parrocchie, a proposito del divorzio, si sosteneva che non era giusto per motivi confessionali imporre agli altri la propria visione. Con un gruppo di amici, anche loro studenti o neolaureati, abbiamo chiesto ai parroci di fare degli interventi nelle parrocchie per evidenziare che in realtà il matrimonio non è un problema religioso, ma prima ancora è un problema legato alla natura umana. Ecco, giusto. La cosa fu negata, andammo dal vescovo e con noi venne il procuratore della Repubblica, io sono di Lodi, il dottor Novello. Andammo dal vescovo, il quale ribadì lo stesso slogan. Al che il dottor Novello, che era il più autorevole, noi eravamo ragazzi, quindi non ci permettevamo di interagire a quel modo, disse: guardi che con questo argomento passeranno l'aborto, il divorzio, l'eutanasia, eccetera. Ci siamo. Riferendomi invece a quello che diceva Monsignor Righi, io credo una cosa, che noi vediamo adesso l'epilogo in questa atmosfera di Santa Marta, ma in realtà i segni di questa situazione vengono da lontano. Io ricordo lo sbigottimento dei miei genitori quando il parroco, sulla base del, non so se vero o presunto, insegnamento conciliare, disse che l'affettività era il fine primario del matrimonio assieme alla procreazione. E questi si erano sempre sentiti dire che il fine primario è la procreazione e l'educazione della prole, rispetto al quale l'aspetto affettivo e di mutua assistenza è subordinato. Certo. Fosse stata ribadita questa dottrina, credo che noi non avremmo il problema del gender, non avremmo tutti gli altri problemi che ora abbiamo, perché avremmo stroncato immediatamente sul nascere qualunque visione. L'ultima cosa, dopo chiudo e mi scuso con voi, io ho una percezione ancora più drammatica di quello che viene detto. Allora, un Papa che dice non esiste un Dio cattolico, la prima domanda che mi viene in mente è: che ci sta a fare? La seconda cosa che dico è: avrà un problema sindacale, di chi è il vicario? Quando fa il segno della croce o recita il credo, fa una confessione nei confronti della Santissima Trinità, come fa questo? E poi se qualcuno dice ma non abbiamo capito bene noi, vado a vedere il video di un anno fa in cui c'è il rosarietto islamico, c'è il Buddha, c'è la Menorah e poi c'è Gesù Bambino. E dice testualmente: io non ho certezze se non che siamo tutti figli di Dio. In tre parole dice quattro cose che non collimano, è un prodigio di sintesi. Perché noi è vero che siamo figli di Dio prima del peccato originale, ma ridiventiamo figli di Dio col battesimo. Il fatto che un Papa dica queste cose a me personalmente inquieta, però c'è anche da dire che se non ci fosse stato l'ecumenismo e tutto ciò che il Concilio Vaticano II ha predicato, poi non sta a me dire se l'ha predicato, se è stato interpretato, ma di fatto è andata così, anche questi problemi non li avremo. Scusate. Grazie, grazie. Allora, aggiungo solo una piccola cosa riguardo al Vaticano II. È vero che la scristianizzazione e il disorientamento pastorale vengono
da dopo la morte di Pio XII, pertanto tutto il Vaticano II, eccetera. Ma non per gli insegnamenti del Vaticano II, quanto per il fatto che il Vaticano II, per indicazione di Giovanni XXIII, non ha voluto essere un concilio dottrinale e ha inventato una formula ambigua, ambigua e contraddittoria, di concilio pastorale. Tanto contraddittorio che molti documenti importantissimi del Vaticano II invece sono dottrinali e si chiamano costituzioni dogmatiche. E alcune sono meravigliose, per esempio la Dei Verbum, la Lumen Gentium, dove c'è il capitolo sulla Madonna, che è stupendo, no? tutto dottrina buona, non nuova, dottrina buona, sull'episcopato, sulla collegialità, bene. Ma poi ci sono anche dei documenti di pietà cristiana meravigliosi, come per esempio il decreto sulla vita e il ministero dei sacerdoti, Presbyterorum Ordinis, che è meraviglioso. Poi ci sono però dei documenti come Nostra Aetate, che non è che dicono che tutte le religioni sono uguali, lo ha chiarito anche Benedetto XVI poi con Dominum Iesus, quando era cardinale, no? Sul mandato di Giovanni Paolo II, ma ha spinto le gerarchie ecclesiastiche, le comunità cristiane come tali, dal punto di vista ufficiale, a un'attività pubblica di fratellanza, di vicinanza con gli ebrei, con i protestanti, eccetera, ma non partendo dal principio che tutte le religioni sono uguali e che il cristianesimo non è l'unica vera religione del Verbo incarnato. Questo non l'ha detto il Vaticano II, né l'ha lasciato capire. Parla di altre cose. In quel momento lì, veramente, il concilio non è dogmatico, è puramente organizzativo. E riguarda, che cosa riguarda? Uno, il dialogo di cui parla il Vaticano II, se uno va a vedere, che cosa riguarda? Riguarda il comportamento nostro? No. Riguarda la proibizione di fare proselitismo, come poi dicono al giorno d'oggi? No. Riguarda semplicemente le istituzioni, che un vescovo, se c'ha poi un rabbino, fa una commissione insieme, cioè, tutte cose che riguardano i rapporti istituzionali fra le comunità religiose e la Chiesa Cattolica. Per cui è un insegnamento non dottrinale, ma una spinta a certe attività che ai padri conciliari sembrò in quel momento molto sembrarono molto importanti per non far apparire la Chiesa chiusa in se stessa, cioè tutte queste cose qua. Ma allora chi è il responsabile di tutto questo? Non tanto i padri conciliari. Io ho avuto tanta amicizia col cardinale Siri, che è stato uno dei protagonisti del concilio, che poi dopo ha scritto tante cose sulla liturgia, dicendo la Costituzione sulla Sacra Liturgia è il primo documento del Vaticano II ed è meraviglioso e serve per rinnovare la pietà eucaristica, eccetera, tante altre cose. Ma non sono stati i padri conciliari e nemmeno i papi del concilio, Giovanni XXIII, Paolo VI, a creare questo scompiglio, quanto piuttosto i teologi, che purtroppo hanno avuto in quell'epoca lì, nell'epoca conciliare, sia come periti, poi al di fuori, nei vari episcopati, hanno avuto un'importanza smisurata e soprattutto indebita. Arrivò il punto in cui i vescovi, soprattutto nelle conferenze episcopali, facevano a gara con i teologi a chi le sparava più grosse, facendo sia gli uni che gli altri teorie, e tutti si dimenticavano della catechesi. Risultato: disorientamento pastorale, oltretutto dando importanza strepitosa ai teologi più eretici che ci siano mai stati nella storia della Chiesa, a cominciare dal gesuita Karl Rahner, che se uno dice, ma come fa un teologo a essere rahneriano se Rahner non lo si capisce, se i suoi primi libri sono di filosofia, per di più di una filosofia sballata, che pretende di essere tomista quando invece è kantiana. Rahner ha scritto un'infinità di cose. Ogni tanto si trova anche una frase bella
sulla visita al Santissimo Sacramento, per esempio. Ma il resto è, primo, incomprensibile, secondo, contraddittorio, e terzo, assolutamente falso. E poi da lì uno prende solo quello che gli interessa. I cristiani anonimi significa, lo ricordo degli anni 60, i cristiani anonimi significa che non bisogna più fare le missioni. Ma come? Il Concilio Vaticano II c'ha un documento sulle missioni, e poi Giovanni Paolo II ha scritto Redemptoris Missio, le missioni, no, non bisogna fare le missioni, perché Ranieri ha detto che tutti sono già cristiani. Ma questa è una barzelletta, dal punto di vista teologico è una barzelletta, dal punto di vista pastorale è una catastrofe, non del Vaticano II, appunto, ma l'ho spiegato, no? Altre domande? Si sente da lì? Puoi venire qui che non si sente. Non mi perché c'è la ripresa, signora. Oddio, non mi no, tu non si sente su internet. No, dicevo. Ma è una bella signora. Si può cercare di incrementare le nascite in una società che penalizza le madri e vengono licenziate perché rimangono incinte, oppure se si tornano a lavorare vengono sottoposte al mobbing. Cioè questa è anche una realtà. Per rispondere meglio. Sì. Ma sei stato nello stato fino a cosa? Io. No, ma io comprendo questa realtà come tante realtà, questa sicuramente è una realtà importante. C'è chi non ha il lavoro, chi non ha. Sì, ma ci sono tante realtà. Chi non ha il lavoro, per esempio, e non ha possibilità di mantenere la propria famiglia, dovrebbe porre il problema di andare a lavorare, no? Io in questo momento non ho lavoro, faccio dei lavoretti precari, siamo una famiglia di persone, nessuno mi vuole dare lavoro, è una situazione reale che lo dico, che le dico. Potrei porre il problema di andare a lavorare? Sì, ma c'è l'inferno, so che c'è l'inferno, cioè io se andassi a lavorare andrei in inferno. Allora qui si innesca, per fare questo esempio, per dirvi, ci siamo capiti, mi rendo conto del problema di mettere al mondo dei figli, ma se si usano dei sistemi anticoncezionali, si abortisce, così si ammazzano i bambini, ma non si fanno nascere, si va direttamente all'inferno. Allora il problema in realtà è un altro, c'è chi sostiene che l'inferno non c'è. Appunto. Ci capiamo? Cioè se... Perché si sostiene che l'inferno non c'è? Perché il desiderio in questi 60 anni, cioè la libertà di fare tutto quello che si vuole, è diventato desiderio. E questo è molto semplice. Però se si considera che c'è l'inferno, si considera anche che noi, l'ho detto prima, siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo, e a noi appartiene una dimensione eterna. La domanda che bisogna farsi nell'esempio che ha fatto lei, nella realtà che ha detto lei, nell'esempio che ho detto io, è: e poi dopo la nostra morte che faremo per l'eternità? Resteremo nelle fiamme eterne? E questa è la domanda. Sì. Volevo un attimo rispondere soltanto alla signora anche. Se in Italia ci ritroviamo con i numeri che abbiamo detto prima, che ci sono 13 milioni di italiani tra povertà assoluta e povertà relativa, e poi ci sono gli altri appunto che sono i famosi tiepidi, che si adeguano, e io ho invitato tante persone e non sono venuto, nonostante la mia collaborazione e le mie aperture fatte in passato. Questi ci governano, loro vanno al potere e ci massacrano. Se noi continuiamo a appoggiare le loro idee, e loro faranno sempre i loro comodi. Ci avremo sempre il Renzi con l'aeroplanino così, quell'altro che probabilmente va in Parlamento per prendersi la miseria di quanto che si prende, diciamo, di euro ogni mese ora. Ecco, vi frega. Ci avete 5 stelle, domani ci sarà 7 stelle, poi lo chiameranno PDS, insomma, alla fine. Come diceva, c'è un film che lo spiega tecnicamente bene, è ancora attuale,
io non rigo di Totò, basta che quella scena a tavola, no? Loro ci fermano, loro continuano a fare i loro conti. No, non c'è un potere radicale, abbiamo i cattolici tiepidi. La punizione di Dio è questa, tutta la vita terrena. È questo. Questo è la nostra vita. Abbocciano che dice che non vede neanche le tutte conseguenze. Soros governa sulle nostre debolezze. C'è un microfono a sua disposizione. Io chiedo perdono della mia ignoranza davanti a due giganti di questo genere. Io sono piccino. Lei sarà piccino, moralmente sarà molto grande. Però mi consenta, credo che in qualche modo potrei rimpiangere Gerolamo Savonarola. Perché veramente io devo dire che, vi dico subito che Bergoglio, mi scusi perché sommo pontefice per me è una parola sacra, quindi io lo chiamo Bergoglio molto, molto amichevolmente. Bergoglio doveva rimanere in Argentina a curare i suoi poveri e via dicendo, invece di venire qui a deliziarci con le sue battute più o meno di ottimo gusto. Ne sia tranquillo, non sono mai pesante nei giudizi, sono abbastanza leggera. In secondo luogo io vorrei che la Chiesa fosse un po' meno teorica e un po' più pratica. Io vorrei che ci fossero i sacerdoti che non nascondono la croce sotto il bavero. Vorrei che ci fossero i sacerdoti che non mettono a disposizione le parrocchie per i musulmani. Io vorrei che ci fossero delle differenze ben distinte. Io ho visto lavorare i missionari e avevano anche molte persone che mi seguivano, perché i missionari andavano sul pratico. Non si può parlare in questo modo alle persone, a quello che lavora 18 ore per portare a casa 50 euro. Non si può andare a dirgli del rosario, non si può andare a dirgli del comunismo, del catechismo, di tutte queste cose, perché non capisce, perché è un uomo che ha faticato tutto il giorno. La Chiesa è un momento cruciale per la Chiesa. Purtroppo noi non abbiamo una Santa Caterina da Siena che, diciamo, scriveva al Papa d'Avignone per cercare di riunire, però in questa maniera, Monsignore, mi scusi tanto, ma io a questo punto temo vivamente che ci sarà uno scisma nella nostra Chiesa. Io sono cattolica, devo dire la verità che sono veramente indignata da tanti atti dei nostri sacerdoti che non hanno, cosa posso, hanno paura, la Chiesa ha paura. Ma come? Siamo stati fra i più grandi martiri nella nostra storia e adesso abbiamo paura di dire che siamo cattolici, abbiamo paura di dire tu non fai questo, perché è questo che mi indigna, è questo che mi dà fastidio. Io vorrei che foste più pratici, che tuonaste di più anche contro Bergoglio, il quale è il Papa islamico che purtroppo, io l'ho anche scritto, lo Spirito Santo, un amico mi ha detto, lo Spirito Santo veglia sempre sul conclave. Quei giorni lo Spirito Santo era in vacanza, se n'era andato in giro per il mondo, perché quel giorno non ha vegliato sul conclave. Noi non possiamo, io quando c'è Bergoglio chiudo il televisore, non mi interessa di sentirlo. Io sono una ditta di Papa Ratzinger. Quindi vorrei che la Chiesa seguisse queste cose, più pratica e più coraggio, ma tanto coraggio in più, più terra terra. Perdonatemi, scusate. La signora ha detto cose giustissime, condivisibili, ma se la prende con me, che so, non so cosa. Sono venuto qui apposta proprio per... Comunque, in ogni caso, io una cosa che ho detto prima, che forse nessuno ha accolto, è che il dovere di riorientare pastoralmente il mondo cattolico spetta a ciascuno, cominciando da se stesso, e il prossimo, in famiglia. Se uno è professore di religione in una scuola, se uno è giornalista, se uno è filosofo e scrive... Si tratta di fare tutto quello che si può fare
ma con l'umiltà del servo inutile, perché poi anche facendo cose straordinarie, alla fine Gesù ci ha detto: quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo solo fatto quello che dovevamo fare, al massimo siamo servi inutili, al massimo. Se poi invece siamo servi infingardi. A proposito, c'è Bonolis che continua nelle sue stupide esibizioni a usare male la parola infingardo. Infingardo secondo lui significa traditore, no, infingardo vuol dire pigro, e la pigrizia è un bruttissimo vizio per Gesù. Gesù non vuole che siamo pigri, bisogna essere qual è il contrario della pigrizia? È la solerzia, è darsi da fare, è lavorare, soffrire, essere disposti addirittura al martirio. Quello che la signora ha detto contro i sacerdoti, contro di me e contro tutti gli altri, cioè me lo applico, devo essere più disposto al martirio, col coraggio, e non con la parresia di cui si parla come parola tecnica e che poi non si usa. Il coraggio, non l'infingardaggine, ma il coraggio, la parresia. Fino al martirio. Lo vado a raccontare poi a un laico esemplare come Danilo V, che la parola martirio si attaglia perfettamente. Bene. Altre domande? No, tutti vogliono andare via. Vogliono tantissimamente via. Ok. Dopo aver comprato il libro. Se volete acquistare il libro, sulla destra c'è il banchetto. E io vi inviterò poi successivamente anche un prossimo incontro che si farà a febbraio presso la nostra sede. Ringrazio il padre che ci ha ospitato in questa magnifica sala, vi auguro una buona notte e nulla, alla prossima. Caro Gesù.